Benvenuti su Can't Revert, un gioco in cui non si può fare retromarcia. Anche il computer mi stava dicendo di cambiare gioco, ma non è tempo di cambiare gioco, è tempo di indagare all'interno di questa casa che vedete in marcia. Mi hanno detto, le recensioni di questo gioco dicevano wow, PT di Kojima, molto simile, stesse vibes, è tempo di jumpscare, è pieno di jumpscare questo, l'hanno paragonato a PT di Kojima, sì vabbè, ma mi hanno paragonato a Kojima, mi hanno paragonato, hanno detto wow, Kojima ti avrebbe fatto veramente un buchino, però proviamolo, vediamo un po', Lino non dirmi così, partiamo dal... Partiamo con una cosa delicata, ci sta. Mamma la telecamera, oddio no, la telecamera ragazzi, la telecamera, vomito. Come si genera? The door opening mode? Oddio, come si fa? Come si fa? Ormai chiunque faccia una scorreggia in si bemolle è il nuovo Kojima. Vabbè, d'altronde si deve trovare un nuovo Kojima. Ciao Vetta, buon pomeriggio. Allora, aspetta un attimo che prima di tutto devo cercare, non vomiterò. Andremo molto dritti. E quando ci muoveremo molto lentamente. Oh, finalmente, ma in questo condominio abito. Permesso. Ma sono gigante io oppure è il gioco che è piccolo? Ciao Sciroppo! Quanto pare qui è tutto chiuso. Salve. Permesso? La musica di Harry Potter. Dov'è? Una volta ogni tanto siamo alzi. Secondo me sfonda le orecchie in tempo zero. Assolutamente sì. C'è una faccia cancellata. È già un tocco horror. Ma non parlava di retromarce. E diceva can't revert. Dov'è il carillons? Qua. Madonna, lagga veramente come mia sorella. Sì, spegniti. Non posso spegnere. Madonna ragazzi, ma lagga come la merda. Salve. Signora? Ciao Ambra! Va bene, la signora non dà la mano. Va bene, la signora non dà la mano. Perfetto, una volta che sappiamo che la signora non dà la mano, possiamo andare avanti e aprire questa porta che... Ok, va. In verità il gioco sta facendo girare anche PT in background. Beh, potrebbe essere. Ma siamo nello stesso posto di prima? Signora non rilascia interviste. Adesso sta piovendo però. Chiudiamo la porta alle spalle. Questa parte è un condominio? Ho come l'impressione che sia un gioco di loops. Prenditi le medicine. Va bene. E prendiamole queste medicine. Se io fossi una medicina... Sì? Madonna mia, però che cesso di casa. Nessuno ha... pulito. È un loop assurdo. Non si erano mai visti giochi così. Ciao Hexagram. Lagga così tanto perché dietro di te ci sono costantemente 40 modelli di fantasmi diversi. Potrebbe essere. Hanno detto che è come PT di Kojima. Quindi io mi fido. Signora? Ha le medicine? Ma che sei che gracchia? Tocca. Sono qualcosa che stuguria. Cosa che gratta? Qualcosa gratta, che dolore. Madonna mia, servire... che fastidio. Questo? Questo, sì. Sto leggendo i commenti sotto al video, avete messo quelli di ChatGPT. Bravi ragazzi, così che si fa. No, posso? Pronto? No? Raga, dobbiamo via le medicine. Quindi alla ricerca delle medicine. Come la tua ellittica, più o meno sì. Vediamo un po'. Ciao Tullio, ciao Quaki. La ragazzina al piano di sopra che è proprio... No, non è vero, si sente palese. Il rumore viene da qui, è colpa nostra. Prese. Easy, raga. Pronto? 911, what's your emergency? Qual è la sua emergenza? Please slow down. Sì, calmi. La tua salvezza, la sua salvezza è la nostra priorità. Le mandiamo aiuto. Rimanga in
attesa. Non attacchi, stia in linea. Sta arrivando l'aiuto. Ma quanto alto questo... Ciao, Rocker. Ok, devo andare avanti. Si suppone. Parlano con un megafono, sono le classiche parlate da poliziotto. La porta è aperta a sto giro. E c'è una torcia. Oh, finalmente sento un po' di horror. Bello, bello, bello. Quanta cartigiana. Questa è esattamente la situazione a casa mia ogni volta che viene Bellotta. Cioè, allora, io voglio sapere perché cazzo voi non buttate i cartoncini della carta igienica. Perché cazzo avete quest'inabilità a buttare i cartoncini della carta igienica? Ma perché? Ma cosa serve? Te lo chiavi in culo! Fa questa canasta di roba... di cartoncini della carta igienica. Io una volta ho detto... Sì? Signora, è caduta? Mi sa che la signora è caduta. Sono un uomo adulto. Mi porti via qualcun altro. Ma proprio perché sei adulto li dovresti buttare tu. Il mio gatto... Sì, sei un gatto. Io per una volta... Io una volta lo scivolo per i criceti. Ma non abbiamo un criceto. Una volta ho detto, va bene, I'm sorry, va bene. Ho detto, va bene, io li lascio qui e non li butto finché non lo capisce lui. Siamo stati 3 mesi senza buttare i cartoncini. 3 mesi. C'era proprio una fila, così, uno impilato uno sull'altro, messi tutti sul bidet. Posso fare, come si chiama, i progettini ai bambini? No, sì. Qua ci sono delle facce. Magari non sa dove si butta la carta. Se. Forse andare di qua. C'è un cagnolino. Questo coso ancora sfricola. Ma io vorrei capire mo dove spacci, ma devo andare. Ma tu li potresti mangiare. Ma dove? Volevo fare. Open the door. Che door? Rip. Questa door. Sì. Set. Set. Sì. Io non lo farei. Ma perché? È secret. Credo che sia un indizio anche importante. Ma indizio di che? Se è un secret di cosa? Io qua non vedo niente. Abbiamo trovato tutte le parole. Sì. Forse questa door. Perché dice op. Che paura. Oh, vedi, se mi devono far venire il jump scare, me lo devono far venire i marinai. Sì. Sì. Rip. Non rip. Open the door. Hold the door. Cruciverba horror. A quanto pare sì. Spaccim. Ma dico io, ma i cinesi ce l'hanno. Ce hanno la fissa con queste case di merda. Fatte veramente di compensa. Maronna, che è? Ma non c'era scritto open the door? Sì. Quanto scivolare. Madonna mia. Lo so, appena fanno gli aggiornamenti di... Grazie! Di Crime Scene Cleaner lo giochiamo. Guarda meglio la scritta rip. Ah, è sparita. E quindi non rip. E non rip. Ah, lì il fatto che tu te lo ricordi mi turba. E qui devo trovare un'altra. Suppongo. Ma poi sono altissimo.
E non mi fa toccare però questa, tipo. Una U sul muro. Ma non è che forse questa macchia di saliva rossa? Non è che c'è fuori? Niente. La Don't Cry for me, Argentina. Perché ripolteri mostri. Permesso, signora, posso spegnere la radio? Se no consumiamo le batterie di questi tempi, le batterie sono un tormento. Che si fa? No, signora, per favore, spenga questa radio. Ok. Mo? Ciao Kraisen, benvenuto. E ciao Oton. Devo sentire. No, non devo sentire niente. Apro, arrivo. Eccomi. C'è la Gigi D'Alessio alla radio, sì, non conviene. Oh no! Madonna santa. Violette! Lino, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Lino ha il permesso di dirmi tutto, amici, non vi preoccupate. Lino può dirmi anche come finisce il sesto senso. No, Lino, non l'ho ancora visto. Violette, bentornaus per 3 mesi. Mua! Mi sa che hanno fatto l'aggiornamento di Pamelo. Ah, vero, ho visto Eli che ci giocava. Sì. Ma poi l'ha letta. Ogni tanto capita. Sì? Ah, lo possiamo spoilerare? No, il sesto senso no, ragazzi. Il sesto sesso sì, invece. Per favore, il sesto senso finisce. Se volete spoilerarmi il sesto sesso, sono d'accordo. Salve. Vabbè, ho capito, ma qualcuno può chiamare per pulire questi muri. Ti sei peggiorata la situazione. Stai prendendo le medicine? Devi prendere. Sai quanto è preoccupata la tua famiglia? Sesto pezzo. Esatto. Alla fine ci sono i titoli di bomba. Vabbè, devo prendere le medicine. E poi il telefono è caduto nella monnezza. Chi ha aperto? Qui. Le medicine dove stanno? Sempre qui dentro? No. Troppo bello il sesto senso. Io non l'ho mai visto. Che è successo qui dentro? Signora, si è depilata male. Mannaggia. Io lo dico sempre, la lametta deve essere saputa usare. Ah, no. No, non è vero. Tutto a posto, ho pulito. Ho pulito, già pulito. Vedi? Ma noi prendiamo solo medicine? Credo che siamo dei paccheri. Credo che siamo dei paccheri in brodo. Tutta quella muffa era meglio il sangue. Probabilmente sì. Però noi andiamo avanti senza perturbazioni. Questa porta si apre? Non si apre. Qualcosa sfrizzica. Sì. Grazie. Ciao Gab, cos'è quest'ansia? Ma cos'era quel modello fatto veramente di peli pubici? C'era un modello fatto di peli del culo. Saren! Oh, grazie al cielo. Finalmente. Finalmente. Ah, oh, grazie. Ma bello, si è staccato senza far cadere nulla. Cioè, il soffitto è perfetto. Ciao Monica. Almeno non fa più rumore. Ah. Che pace. Vedo un pugno. Ah, devo andare via. Va bene, vado. Ok. Vedi a montarti i lampadari da solo. Che pa. Buon lavoro, Monica. Come ha fatto a non caderci addosso, fra l'altro? Io già vedevo prima benissimo. Mo vedo veramente. Sì? Signora, tutto a posto?
Che dice? In famiglia come si sta? L'impianto sul soffitto dov'è? L'elettricista che ammonta? Era finto, raga, era di plastica. Signora, mi dica. Mi vibri? Avrà vibrato? Non lo so se la signora ha vibrato, eh. Signora, ha vibrato? Signora, ha vibrato? Per favore, dè, non mi faccia venire l'orchite. La prego. C'è una fiesta? No, non c'era una fiesta. Pensavo ci fosse una fiesta, invece niente. Ah, ma devo entrare. Signora, io entro, eh. Guardali. Questo è Ciro, vedete? Basta comprare questi giocattoli che imitano i napoletani. Che dolore della testa. Ok, qui non c'è niente. Forse vorrei andare di là. Devo tornare indietro. Importante! Che è successo? Samuele, che è successo? Salutami, ma vai a cagare. Ti parlo mai più. Togliete sto coso. Si può rismontare il paracadute? Si può rismontare. Ah, ok, basta, devo solo andare via. Dai, ero. Forza Roma! Samuele, tu tieni da fare il 2 di novembre. Vuoi venire all'evento horror con me? Mi hai detto sempre che sei intelligente. Fammi vedere che sei intelligente davvero. Posso? Ah no, mi ha chiuso la porta in faccia. Ripetimi. Tieni da fare il 2 novembre. Vuoi venire all'evento horror con me? Dai. Dai, Samuele, che cazzo tieni da fare? Ogni persona che entri, sto tipo a Lucca. E vabbè, due giorni non ci stai a Lucca. Lucche, che tipo è Lucche? Sì? Sì? Cos'è che sfrigola? Ah, un pezzo di coso. Sì, è quella, Samuè. Sì, buah. Alla Games Week, sì. Ok, devo prendere i pezzi di questo disastroso disegno. Va bene, il primo è andato. Madonna che paura. Io vengo solo se la mia cugina mi canta Electroshock. Ragazzi, se glielo chiedete davvero, è cazzo che ve la canta. È più di una volta. Ok, abbiamo messo insieme il coso. La lavatrice. Mi devo fare la lavatrice? Farò in modo che Katia non abbia un momento di pace in quei giorni. Ma come ti permetti? Dov'è la lavatrice? Io non ho una lavatrice. Io vengo solo se la cugina non canta Electroshock. E allora a te ti prendo a parte e ti porto via. La vera esperienza horror sarà io cugina. Sì, ragazzi. Quella è una qualità aggiunta. Allora, mi serve l'ultimo pezzo, credo, di sfricolo. Viene pure Velma all'evento. Sapete che penso di sì? Perché lei ha detto che ha prenotato con delle persone. Ah! Ho preso un altro pezzo. Ma dove lo devo infilare? Lei ha detto... Allora no, ragazzi, ma se siamo uniti... Ragazzi, se siamo uniti, superiamo le avversità. È così che si fa, se no lo picchio. Ma siamo uniti, siamo insieme. Vi calmo io. E voi aiutate a calmare me. Ci aiutiamo a vicenda tipo gruppo di recupero. Ragazzi, dove lo devo... Forse qui lo devo infilare? No? È chiuso... Qui è chiuso. È come film d'orrore. Eh sì. Viene senza maglietta, così ne porto una in più. Se la volete voi, ve la lascio con tanto di dedica sulla maglietta, proprio nella parte senile. Io non trovo più niente. Anche perché la casa questa è. Cioè non è che ci sia molto altro. Posso farmi macchiare la maglietta con un autografo? Ah, faccio Rugaz. Assolutamente sì.
ragazzi, io non lo vedo più. Dovrebbe esserci un ultimo pezzo di Stingers, ma non lo vedo. Oh, che divertente. Lino, voglio veramente farmi crescere delle palle per poi tagliarmele con una lametta. Per potermi veramente rasare i coglioni e anche le palle, via. Ma forse è per terra? Che cos'è? Cioè, Fiorella, è un horror sulle retromarce. Praticamente quest'uomo voleva fare retromarcia. Vorrei poter avere dei pugni di gomma, ma anche senza la gomma. A me va bene anche senza gomma. Cioè, io accetto la non gomma. Dov'è il quarto, ragazzi? Dov'è il quarto? Dannazione! Proprio Kojima style! Sì, lo sento! Sentite Kojima? Lo sentite Kojima? Ciao, Sisetta! Lo senti? Io sento un po' di Kojima. Si sente. Si sente, sento il PT. Io sto toccando, io veramente sto toccando tutto, ragazzi. Fra poco mi tocco anche le mutande. Questo sta in testa. No. Io sento Cucigola. Sento Kojima che urla brontolio. A lei non lo chiedi cosa fa il 2 novembre? Sisetta, tieni da fare il 2 novembre! Ragazzi, controlliamo. Aiuta Yukali con il quarto che fa... Sì, vi prego. Vi prego. Ti stavo chiamando Antonio. Lino. Se sei ancora qui. Salvami da questo scempio. Com'è fatto questo pezzo? È un pezzo di carta con un disegno, ragazzi. Ma siamo sicuri che non si devono unire? No, vi faccio soffrire, sennò dicono che faccio spoiler. Lino. 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 Tu. Dovresti smettere di pigliare questioni con persone random e sentire me. Mai. Ah, ma si è aperta la porta nella bucchina della mamma. Quando si è aperta sta porta? July 2nd. 2 di luglio. I shouldn't have told Grace. Non l'ho Grace. Detto a Grace, mi dispiace. Grace died because of me. Grace è morta per colpa Jonathan, mia. Please. Jonathan, per favore, fermati. Eccola. Ma mo chi è Grace? La creatura. Quanti rutti. Quella è la voce delle Marlboro, raga. Siamo Louis Armstrong. When the moon hits your eyes like a bell spills the fire. Ci piace la cicciotto. Vero. Vero, vero, confermo tutto. That's more. Cosa succederà adesso in questo mondo impervio? La televisione che si droga. Dice che in alcuni casi delle persone drogate si sono accise con la famiglia che non le riconoscevano. Perché le persone si drogano? Cercano di scappare da una realtà dolorosa, come te, Jonathan. Ah, io? Drogo? Drogarsi, avvocato. Dai. Erano due cannette. Salve. Posso toccarle la mazza? C'è altro? Sì? Sì? Niente? Oh no! La droga dà, la droga daglie, daglie però. Che sono sti cosi? Ma eri tu in elettroshock? Sì. Cigola pure il già. Ma che sono queste cose? Ma cos'è? Perché vedo tutto come se mi avessero messo il sapone negli occhi adesso? Vedi a farsi le canne? Perché mi hanno messo il sapone negli occhi? Ma fatemi passare! Vi prego, sventolate gli occhi! Ragazzi, mi serve un bagno! No, ragazzi, mi serve un bagno!
Vi prego, è urgente. Devo togliermi il sapone dagli occhi. Ok, forse con queste. La signora ci ha rubato gli occhiali. Così che vedono gli astigmatici. Io immagino che vita veramente terribile per chi deve indossare gli occhiali e magari li perde, si rompono, ci siedi sopra. Ah, sto camminando al contrario. Bello. Va bene. È quello quando la droga ti prende, tu non puoi prendere la droga. Qui posso passare? Vabbè, qua non c'entra. Senza non vedo. No, no, è terribile. Lo so, è terribile. Sì, pronto? Veramente, Lino. L'hai sentito, Jonathan? Chi? È solo da 17 anni che li porto. Bellotta li ha persi in mare, in acqua. Immaginate, povero ragazzo. Non mi deludere, falli venire. Bellotta li ha persi in acqua perché è andato a fare il kayak, come cazzo si chiama quella della canoa? È andato a fare canoeing con gli amici e nel canoeing ha perso gli occhiali in acqua. Era arrivato nel posto per fare canoeing, era arrivato con la macchina e non ha potuto guidare per tornare a casa. Si è dovuto far accompagnare fino a una fermata dell'autobus da una signora, perché gli amici ovviamente sono rimasti a fare canoeing. Si è fatto accompagnare da una signora fino alla fermata dell'autobus per andare via e prendere l'autobus per tornare a casa. Sì, ma infatti lui è stato un pirla. Amigoni. È andato blind, sì. Assalassa. Avassa fessa. Dove sono? Chi sono? Di qua. Oh no, ma c'è un pupazzo sul cazzo. Vabbè, posso andare via? Toh, ci vogliono gli occhiali sportivi per queste cose. Lo so, ma lui di solito è intelligente. Solo che quel giorno è stato molto stupido. Signora! Non ho capito. Non sto capendo. Non sto capendo. Non sto ben capendo. Signora! Mi lecchi l'ano! Dottoressa, che c'è? Dove devo andare? Enigma! Quindi lo specchio. Cerca lo specchio. No, signora, però, che due coglioni. Che rottura di maroni. Lo specchio, cercalo. Ma mi sta andando un frame al secondo! Ma perché? Cerca i frame. Cioè, qua va liscio. Qua va liscio. Effetto PT. PT. PT è morto proprio. Va bene, ritorniamo a noi. Quindi entri nella schermata della pusillanimità. Signora, però lei mi ha rotto i coglioni. Va bene? Ah, forse li devo... Ho capito, forse li devo spaccare. Tocchiamo gli specchi. Fermi, fermi. Ho capito quello che devo fare. L'ho capito. Non è vero. In realtà non ho capito nulla. Però proviamoci. Au! Michael Jackson. Au! Allora, quello lì lo prendiamo dopo. Signora, mi lecchi il culo! E poi mi lagga come la merda! Ma sono i clicker, ma io clicco fra poco io! Allora... Au! Au! Signora, dove... Venga qui! Mi infili?
ecco qua, così ci siamo a questa, andi al cazzo. Che palle. Ma non vedo più niente. Pronto? Ah, ok, posso uscire. Ciao Marianna. Da quando è Michael Jackson in live? Ragazzi, ogni tanto serve qualche guest stars. Va bene, ho spaccato gli specchi. Ma una volta che ho fatto questo, cosa devo fare? Devo stringermi... Che? Devo stringermi i capezzoli? Tanto lo so che da qui dietro prima o poi ci uscirà un topo morto. Pronto? Qual è la sua emergenza? Vorrei una pizza. Ah, ma questa è la chiamata della pizza. Vedi, questa è la chiamata della pizza famosa, della signora che aveva il marito violenza e la voleva picchiare. Non cliccate! Ok. Quindi la signora è qui. Ogni giro sempre più sporco e sempre più voglia di... Se fossimo stati in clean crime clean, a quest'ora... Sì, spegnilo però. A quest'ora dovevamo già pulire e invece... devo tornare... Ragazzi, ma mi sta laggando sempre di più. Cioè, mi sta laggando veramente sempre di più. Che ha detto? Che ha detto? Signora, ha bisogno di una mano? L'aiuto? Perché è un gioco meta, quindi di Facebook. C'è bisogno? Per farti vivere il meglio questa esperienza videoludica. Avrei preferito non vivere, proprio in generale. La signora ti fa schioppare. Sì, ma secondo me fra poco mi prende fuoco. Sta andando in retromarcia in quanto a qualità. Ragazzi, possiamo dirlo, Ben Affleck. Ah, le medicine. Oh, che goduria. Un drogato ha ucciso delle persone e adesso è in casa. La vittima del crimine era una donna di 40 anni e un bambino di 9 anni, che erano la moglie e il figlio. Si sono svegliati morti e avevano la testa spaccata e il bambino non aveva gli occhi. Ma tu pensa. Quindi siamo stati noi dei pazzi che hanno ucciso la propria famiglia perché ci drogavamo. Serio. Cioè, questa è la trama. Ci drogavamo e quindi abbiamo ammazzato i nostri familiari perché siamo drogati. Cosa avete imparato da tutto questo? Cosa avete imparato da tutto questo? Non drogatevi. Non drogatevi. Ho perso la corsa della vita appresso a quella robaccia. Di solito dico bello bello anche quando il gioco non è bello, ma in questo caso veramente devo dire che è monnezza.